Due medaglie d'oro al valor militare, al valor civile e al valore dell'arma dei carabinieri. In occasione del bicentenario dalla fondazione di uno degli ordini militari più antichi d'Italia, a ben 37 anni dalla loro morte, i due carabinieri coinvolti nel sanguinoso episodio della strage di Razzatta, Orianova, lo scorso 1 aprile sono stati insigniti di questi due speciali riconoscimenti. La cerimonia, ospitata nella concattedrale di Palmi, cittadina d'origine dell'appuntato Condello, è stata officiata dal cappellano militare Don Vincenzo Ruggero ed è poi proseguita presso il cimitero dello stesso centro, dove per l'occasione è stato deposto un mazzo di fiori sul sepolcro dell'appuntato, con resa d'onori. Contemporaneamente, analoghe cerimonie si sono svolte in Sicilia, nei luoghi di sepoltura del carabiniere Vincenzo Caruso. Una storia di morte e di coraggio la loro, che ha come sfondo la Taurianova del 1977, esattamente un pomeriggio del 1 aprile. Quando trovandosi in servizio di perlustrazione con altri colleghi, proprio in contrada Razzà, i militari notarono alcune auto parcheggiate nei pressi di un casolare abbandonato, tra cui quella di un pregiudicato della zona, e decisero di entrarvi, anche in considerazione dell'alto numero di sequestri praticati all'epoca. Dal violento scontro a fuoco che seguì pochi minuti dopo, solo il terzo carabiniere, Pasquale Giacoppo, riuscì ad uscire illeso, mentre Condello e Caruso trovarono la morte, insieme a due 'ndranghetisti del clan Avignone. Non dobbiamo dimenticare che nelle persone che hanno sacrificato la vita, come i carabinieri Condello e Caruso, non v'è la volontà del martirio, ma vi è la volontà di servire la patria per tenere fede al giuramento che hanno fatto. Quello era un giorno come tutti gli altri e loro hanno sacrificato tutto ciò che avevano, gli affetti, le persone care, per mantenere fede a quel giuramento. Ed è bene che questo messaggio venga trasferito ai giovani, affinché si rendano conto che a volte nella vita c'è bisogno di sacrificare tutto per essere fedeli a se stessi e per mantenere alta la propria dignità. Resta un monito e un esempio per tutti noi a comprendere che se vogliamo cambiare il volto di questa Calabria, di questa terra sfigurato dal male della criminalità organizzata, dobbiamo buttare il sangue, dobbiamo sacrificare noi stessi ed essere coerenti fino in fondo.